Presentazione ufficiale per piatti, matti, ricette tradizionali e originali, il libro di Federica La Corte qui ai Matetti ad alassio in un ambiente molto bello, anche scherzoso, come del resto è questo libro, un libro originale, particolare, non il solito libro di cucina, una bella presentazione, ideale direi. Sì, sono molto contenta perché la presentazione è andata bene, il libro come hai detto tu è molto divertente, almeno spero, comunque vuole esserlo, è stata divertente anche la presentazione, quindi colgo l'occasione. Per ringraziare il professor Gallea che ho scelto appositamente in quanto oltre a uomo di cultura è anche veramente simpatico e ironico e approfitto per ringraziare Gianni e Giorgio dello Stile dei Matetti che mi hanno dato la possibilità di fare eh, qui la mia presentazione e direi che mi ritengo soddisfatta insomma. E adesso cominci già a pensare al prossimo libro, alle prossime raccolte di ricette, perché dobbiamo dire che sono ricette di imprenditori, di, di persone che non è che hanno a che fare con i fornelli come professione. Esatto, il punto era proprio questo qui, cioè, tutti possiamo cucinare se lo vogliamo, eh, basta avere la passione, basta avere la voglia, a volte non serve neanche tanto tempo per farlo, questo dice un po' il mio libro. E un piatti matti due chi può dirlo? Mi piacerebbe, mi piacerebbe. È stato il professore Andrea Gallea a introdurre Federica Lacorte a parlare di questo volume così particolare, così originale se vogliamo, professore. Sì, è vero, e l'autrice ha avuto una splendida idea, quella di raccogliere in un volume non le ricette solo del territorio, ma ricette particolari anche del territorio, però rivissute secondo i ricordi delle persone che le hanno viste fare o le hanno fatte, perché dentro ci sono anche le ricette di grandi cuochi della Liguria. C'è la ricetta dell'assessore all'agricoltura. Ci sono dei nomi grandi della cucina, insieme anche a delle persone normali che però hanno per la cucina un amore, amore che dimostra di avere anche Federica. Perché eh, con molta intelligenza ha raccolto questi ricordi e li ha messi in, non in un ordine cronologico, ma in un ordine di affetto, in un ordine di piatti importanti non solo ripeto riguarda il territorio ma in genere in, in, in tutta la Liguria, Piemonte, l'alta la, Italia ecco. Renato Grassi è uno dei pochi chef in mezzo ai tanti partecipanti a questo libro, perché tutti con una ricetta, un ma non tutti professionisti è però. È un onore esserci dentro. Prima di tutto perché questo è un libro che mi piace tantissimo, sai perché? Perché ritorniamo al verbo, ritorniamo a valorizzare i piatti di quei... Ci hanno fatto crescere e quindi è molto importante, guarda. E poi è fatto da un'amica, più che un'amica, quindi, quindi mi fa tanto piacere. Ha fatto anche diverse trasmissioni con certo, Federico. Certo, infatti gli faccio tanti tanti auguri perché se lo merita, è una bella, bella ragazza, poi è una ragazza proprio alla nostra, diemo, eh? è dei nostri che diamo. Quindi ha fatto un bel lavoro e ti dico, come, come piatti che hanno messo qua dentro, mi piacciono tantissimo perché io ci dico, ritorna al verbo, ritorna ai piatti di una volta.